processione con la statua del santo è molto sentita dalla popolazione e dall'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato e del Santo Sacramento, una delle più antiche d'Italia, che, numerosa, ne cura il pesante trasporto. Dell'Arciconfraternita di Anguillara Sabazia si hanno notizie già dalla seconda metà del XIV secolo, come si evince da una nota trovata nell'archivio parrocchiale. Detta confraternita, all'inizio si formò, come nel resto d'Italia, da associazioni spontanee di fedeli con lo scopo di aiutare, con opere di carità, i più poveri e di assistere i condannati a morte. L'Arciconfraternita si divide in due rami, della rossa e della nera. La prima rappresenta l'Eucarestia e la seconda la Misericordia ed è una delle più antiche in vita. Per il nostro territorio è un bene prezioso da preservare per la sua storia, le sue tradizioni e la sua importante funzione anche nel tempo attuale. Tra le principali finalità che si prefigge, si evidenziano quelle di sostenere le attività della parrocchia e della Chiesa Universale, di realizzare opere di volontariato e di solidarietà, di promuovere iniziative per la crescita umana e sociale con la pratica della testimonianza cristiana. Quest'anno la festa del Santo Patrono riveste una particolare importanza, poiché coincidente con la nomina del nuovo priore delle Arciconfraternite, dei vice priori della Rossa e della Nera e l'ingresso di due nuovi confratelli. Durante la Santa Messa si procederà al rito della vestizione. Il centro storico del paese ha mantenuto il suo impianto medievale. Nella parte bassa del centro storico si trova la chiesa di San Biagio, patrono della città, di cui si celebra la festa il 3 febbraio con una solenne processione, che partendo dall'omonima chiesa attraversa le vie del paese, raggiunge all'apice del promontorio la Collegiata. La chiesa di San Biagio è a navata unica, con colonne in muratura, marmorizzate e con piccoli altari laterali. L'altare maggiore è sovrastato da una nicchia sede della statua del santo, rivestita dai paramenti vescovili. Iniziamo il nostro tragitto di preghiera. Iniziamo questo momento di preghiera con l'inno a San Biagio. Mancar nei tuoi pascoli, se mai.
insieme con i misteri della gloria, gloria che oggi vive San Biagio in paradiso. Il secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Thank you.
e alla perfezione della carità. Guarda benigno questi tuoi fedeli che ricevono devotamente questa veste all'onore e gloria del tuo nome, in onore di San Biagio, vescovo e mai. Oh,
guarda con bontà i confratelli della Rossa e della Lega, che oggi unanimi lodano e cantano il tuo nome. Uniti nella stessa fede, animati dalla vera verità, eleviamo a te, Dio buono infinito, la comune preghiera, benedici loro, perché sempre e con coraggio possiamo testimoniarti. Benedici le nostre famiglie, perché sempre vi regni la concordia e la pace. Benedici Allah, perché il tuo nome glorioso risuoni di generazione in generazione. Benedici la Chiesa, perché madre di tutti gli uomini, sia la casa di ristoro e di grazia, sempre, o Signore, benedici. La Vergine Maria, madre di tutti gli uomini, interceda per noi e ci confermi nel suo Figlio Gesù per tutti i secoli lodato, dagli uomini invocato e dai confratelli amato. Amen. Detto delle due parole come vuole dire. È un segno di umiltà. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. E diamo grazie a Dio. L'inno San Biagio è il numero 161. Diciamo, mettici, avviciniamo per ricevere la benedizione della gloria. È dedicato a tutti i confratelli della Rossa e della Nera e al loro priore, con l'augurio che l'impegno profuso per gli artiscopi ai quali si dedicano sia foriero di risultati non disgiunti dalla pratica della testimonianza cristiana.